Ho sempre pensato che l'incontro tra compositore e interprete rappresenti un momento magico, basato essenzialmente sulla condivisione necessaria, io credo, all'interprete, che deve tradurre i pensieri scritti sulla carta dal compositore per poi restituirli all'ascolto con la propria personalità. Ho intuito subito che Alessandro Dejavan, oltre che essere un grande pianista, sarebbe stata la persona giusta per questo mio nuovo progetto. Infatti, in lui ho colto la sensibilità e la profondità che io cercavo. E credo che anche lui abbia risposto con la stessa convinzione, dedicandosi con grande trasporto prima allo studio e poi alla registrazione di queste opere. Sicuramente felice ed estremamente onorato di essere l'artista scelto dal maestro Bellafronte per questo progetto discografico. Arrivare poi dopo tanti esecutori che stimo grandemente è ancora più importante per me, perché insomma è una scelta di un certo livello. Io sono qui a presentare questo disco con le opere più importanti per pianoforte solo scritte dal maestro. L'aspetto più interessante è stato il mio avvicinarsi a questa musica, da un momento in cui avevo magari soltanto un'opzione di approccio, quindi mi ricordo che sotto la registrazione ci siamo sentiti spesso perché avevo così tante opzioni su come approcciare che non sapevo quale fosse effettivamente quella che poteva funzionare meglio e potesse piacere di più anche al compositore. Lui ha voluto che io la scoprissi da solo. Questa è stata forse la cosa più bella del processo, no? Il fatto di potermi addentrare da me l'ha poi resa mia al 100%.